Esiste l'auto totale? Secondo gli inglesi sì, e ha anche un nome, Range Rover. Quest'auto è da 50 anni sul pianeta Terra per dimostrarci che è possibile creare qualcosa di eccezionale in tutti i campi. Noi però oggi la vogliamo comunque provare in maniera strumentale per capire se mantiene le promesse. Useremo il nostro ingegnere, test, strumenti, la nostra pista e alla fine vi racconteremo i suoi pro, ma soprattutto anche i suoi contro, perché anche le auto totali hanno i difetti. Li trovate in fondo al video insieme a tutti i voti del pagellone e allora incominciamo, che non vedo l'ora. Range Rover atto quinto. Il mondo dell'auto cambia anche molto velocemente, ma lei no, sembra rimanere imperturbabile, fedele a quella filosofia originale degli anni 70, e cioè un fuoristrada vero per fare off-road puro, ma avvolti e coccolati dal massimo lusso, una classe S a ruote alte, ma è ancora rimasta così. Lei, la regina degli sport utility, lei che il segmento degli sport utility l'ha inventato? Beh, siamo qui per scoprirlo. Ricchezza e opulenza sono le sue parole chiave, ma anche fango, sassi, polvere, neve. Ed è questo il bello della Range, una regina inglese, realmente inglese, visto che ancora oggi, per fortuna, viene costruita nel Regno Unito, nello storico stabilimento di Solihull. A 10 anni di distanza dalla precedente generazione arriva lei, che è completamente nuova, a partire dalla piattaforma, che è la nuovissima MLA Flex, che sfrutta per l'80% un materiale nobile e leggero come l'alluminio, una piattaforma pensata per ospitare architetture modernissime dal punto di vista dei powertrain, quindi motori benzina e diesel elettrificati, mild o anche plug-in. Ma attenzione, perché questa Range sarà la prima a offrire anche una variante 100% elettrica. Arriverà tra un paio d'anni però. Un'auto che cerca di innovare il più possibile, rimanendo il più possibile fedele alla tradizione. E infatti noi oggi la guidiamo in una versione V8. 8 cilindri a V, biturbo, benzina. Sinceramente, l'elettrico può aspettare. Giù tutto. Un tempo lei era un unicum nel panorama mondiale delle auto. Oggi anche altri costruttori si sono ingolositi a questo tipo di segmento così di nicchia e hanno provato a scimmiottare la Range, che ve lo dico subito, secondo me rimane comunque ancora oggi la regina indiscussa. In ogni caso se la deve vedere con dei pivellini come BMW Serie 7, Mercedes-Benz GLS. Ma lei oggi è diventata così lussuosa e si può personalizzare a livelli così inimmaginabili che per la verità le sue concorrenti potrebbero essere, almeno nel top di gamma, anche una Bentley Bentayga oppure una Rolls-Royce Cullinan. Perché no? E infatti i prezzi non sono più quelli di una volta. Già la vecchia Range, ricordo che partiva da 100k col diesel. Oggi le cifre si sono gonfiate molto di più, tanto che l'esemplare che sto guidando oggi con questi optional supera i 180.000 euro. Sì, avete capito bene. Come una supercar. Quasi. Un gigante su strada, 5 metri e 0,5 di lunghezza, ma se non vi dovessero bastare, se vi dovessero sembrare poca cosa, tranquilli, c'è comunque la versione a passo lungo, più 20 centimetri, e così i sultani sono accontentati. Un design assolutamente pulito e levigato, e questa è una notizia in un mondo di auto sempre più tese, con tutti i muscoli in evidenza, cattive, ah, dobbiamo essere cattivi, siamo dei SUV! Meno male che esiste ancora la parola eleganza anche a livello di stile, e in effetti, è qui una punta d'orgoglio, mi sgorga naturale, e lo stile è stato curato in gran parte anche da un italiano, il designer Frascella, e si vede bellissima la fiancata, super riconoscibile, con il montante C annegato, oscurato,
perché è ricoperto da una superficie vetrata, maniglia a sfioramento, ma non sono una novità in casa Land Rover, li abbiamo già visti su altri SUV a partire dalla Velar. Rimane questo accenno di branchia che avevamo già visto sulla serie precedente, lì però secondo me era più originale, più personale, si è un po' persa quell'originalità. Tanta eleganza anche davanti, forse troppa. E vi spiego perché. Si è perso, secondo me, soprattutto nella zona frontale, un po' di quel tratto avventuriero che sempre aveva la Range Rover e che era suggerito un po' da quelle forme squadrate. Oggi è tutta più levigata, più arrotondata, l'eleganza è appagata. Chi cercava un po' di sapore di fuoristrada, di off-road, anche a livello di stile, forse rimarrà deluso. Questo è il più grande difetto, secondo me, a livello di stile. Comunque, bellissime questi elementi di design, visto che sono tutti funzionali, non ci sono prese d'aria finte ed è tutto molto armonizzato. Non c'è il portatarga più lungo, come accade su altre auto, il paraurti è semplicemente liscio. Non c'è neanche quella colata, quella cascata di glossy black, di plastica lucida che troviamo su tanti SUV, molto bene. E poi ci sono i gruppi ottici, assolutamente al top della tecnologia Land Rover. I fari full LED sono adattativi naturalmente e producono un fascio di luce super potente, capace di penetrare fino a 500 metri di profondità. In più sfruttano i dati provenienti dal GPS per adeguare il fascio luminoso alle curve in maniera predittiva, così da garantire la massima visibilità ancor prima di affrontare un cambio di direzione. La zona sicuramente più originale, secondo noi, è quella posteriore, se si parla di Range Rover di quinta generazione, perché i gruppi ottici possono o meno diventare degli elementi di stile a seconda che sia giorno o notte. Di giorno è tutto estremamente pulito, ci sono questi fascioni neri, di notte parti delle zone scure si trasformano in gruppi ottici. Davvero un colpo di genio, belli gli indicatori di direzione dinamici che compaiono qui. Attenzione, forse un po' troppo nero lucido però, quindi è la parte inferiore del paraurti che integra le luci di servizio, per fortuna anche loro interamente a LED, e ci mancherebbe. Bello perché rimane il tergi lunotto che parte dall'alto, un tratto distintivo della Range Rover. Non si può più aprire però il lunotto posteriore come avveniva sulle precedenti generazioni. Molto bene poi perché anche su questa versione V8 non si sono lasciati tentare da volgarità non degne di Buckingham Palace, come terminaloni di scarico a vista, magari cromati. Quindi i terminali di scarico ci sono veri, ma sono annegati sotto e quindi non li vediamo anche per motivi aerodinamici. Meno male che poi non ci sono terminali di scarico finti, altrimenti chi lo diceva poi a recarlo. La qualità costruttiva di questa Range è stata messa sotto esame dal nostro ingegnere. Cosa ha scoperto? Ci sono accoppiamenti perfetti, degni di un'auto così lussuosa. Li troviamo in particolare qui sulla fiancata, dove le fughe sono molto strette e regolari. Degna di nota questa, che integra una bella guarnizione per migliorare l'insonorizzazione. Anche il cofano motore, che è una parte sempre delicata a livello costruttivo, è rigoroso nell'assemblaggio, anche in questa zona particolarmente ardita dal punto di vista costruttivo. Non ci ha convinto fino in fondo però qui la zona posteriore del baule. I designer si sono sbizzarriti con la matita, poi gli ingegneri a tradurre le loro idee in realtà probabilmente hanno trovato qualche difficoltà in più del previsto. E infatti qui guardate in particolare questa fuga che fonde tanti elementi diversi di questo posteriore così articolato. Non è sempre regolare, qui è molto stretta per poi andare ad allargarsi qui e stringersi di nuovo. Ecco, da questo punto di vista la Range Rover presenta qualche imperfezione, secondo noi di troppo per un'auto così lussuosa, costosa e aristocratica. Ma siamo alla prova portiera. Intanto le maniglie a scomparsa sono un gran bel vedere quando scompaiono, ma quando fuoriescono secondo noi non sono realizzate al meglio. Intanto lasciano intravedere una serratura di sicurezza che per fortuna c'è, ma che è rifinita in maniera fin troppo spartana. E poi anche la sensazione del manovellismo, del meccanismo, non è molto appagante quando andiamo ad azionarla. Questa maniglia sembra un po' matto, però secondo me anche questi dettagli fanno la differenza su un'auto così virtuosa, così di lusso come una Range Rover. Ma siamo alla prova portiera, aguzziamo le nostre orecchie, via! Beh, un suono assolutamente ovattato e soprattutto appagante, che ci fa capire la cura costruttiva di un'auto come questa. In effetti
Le guarnizioni sono abbondanti e ampie, chiaramente vengono applicate anche su tutto il profilo dello sportello battente. Attenzione, sono ampie in larghezza, non particolarmente cicciotte e profonde a livello di spessore, mi sarei aspettato qualcosa di più carnoso. In ogni caso, se non doveste chiudere la portiera a dovere, magari siete di fretta per un appuntamento nell'alta società, tranquilli, nessun problema, ci pensa la tecnologia, perché le portiere hanno l'asservimento elettrico che vi va a sigillare lo sportello con regale maestria. E dentro, beh, a livello di qualità è come essere nella suite imperiale di un grand hotel a Las Vegas. Ci sono materiali eccezionali, sia da vedere che da toccare. La cosa che mi ha colpito di più sono sicuramente le poltrone, perché di questo si tratta, in pelle morbidissima. Se avete anche una sensibilità ambientale particolarmente forte, tranquilli, potete ora scegliere anche la pelle vegana, quindi non di origine animale. Tutto è rivestito in morbida pelle, i pannelli porta, la plancia, la palpebra del cruscotto con impuntura vista, anche il volante. Poi noi abbiamo questo interno pazzesco, panna, che a colpo d'occhio è impressionante. Attenzione, perché ovviamente è super sporchevole, non oso immaginare come sarebbe questo volante se questa Range fosse mia, perché ovviamente qui dove andiamo a mettere le mani proprio abbiamo già la panna, che vedete intanto inizia già a sporcarsi, quindi poi sono auto da seguire e da pulire in maniera adeguata e con costanza, soprattutto se scegliete interni chiari. Bellissimi legni, così come queste finiture. Troviamo la pelle, guardate, addirittura sul cielo della vettura. Forse non mi ha solo fatto impazzire questa finitura qua del montante, che non è particolarmente curata. Pannello porta strepitoso, anche perché non è solo a livello di assemblaggio e di materiali elegantissimi, guardate come mixano metalli, legni e pelli e cuciture in maniera impeccabile, ma anche di comfort. Quindi smanettando con il sistema voi riuscite ad avere i sedili riscaldati, ma anche i braccioli riscaldate laterali e anche quello centrale. Pazzesco, non vorrete prendere freddo alle braccine se state andando a una battuta di caccia alla volpe. Eccezionali comandi fisici, che per fortuna ci sono. Rispetto alla vecchia generazione abbiamo una plancetta del clima con due ghiere, meno male, la preferisco questa soluzione rispetto a dei comandi interamente touch, interamente digitali. Bellissime le ghiere perché è multifunzione, il comando cambia se io vado a pigiare o invece a tirare. Qui ci sono altri comandi fisici però realizzati in un unico pannello in materiale plastico. Ecco, qui la sensazione al tocco non è eccezionale, secondo me si sente anche qualche piccolo scricchiolio, avrei preferito dei singoli tasti maggiormente curati. C'è il rotore del terrain response, bene, perché il comando è fisico, ha anche una ghiera in gomma che ci dà almeno un profumo di off-road, però è importante che ci sia, perché qui siamo su un SUV pensato per il fuoristrada e quindi c'è un terrain response molto evoluto. Ci sono dettagli sottotono, sì, qualcosina, ma davvero il pelo nell'uovo. Per esempio, questi coperchi in legno sono un po' troppo cedevoli, secondo me, quando li andiamo a chiudere producono qualche piccolo scricchiolio e la chiusura non è così soft come avviene su altre auto così lussuose. Sono dettagli, ma anche in questo caso ci tenevo a segnalarli. Il bauletto qui non è molto capiente, ma è refrigerato, e anche in questo caso quando lo andiamo a chiudere il rumore è un po' secco, è un po' plastico. Secondo me lo si poteva curare di più. Guardate che meraviglia le maniglie per tenersi, un bellissimo oggetto di design. E poi abbiamo lo specchietto retrovisore classico, o volendo anche con la visione attraverso la telecamera, ma questo l'abbiamo già visto su tantissimi modelli Jaguar Land Rover. Da questi due comandi potete aprire il bauletto, glove box direbbero gli inglesi, superiore, eccolo qua, o quello inferiore. Entrambi sono interamente floccati, e ci mancherebbe. Degno di nota l'impianto audio optional Meridian Signature, che ha qualcosa come 1600 watt di potenza, tipo che tirate giù una parete se mettete a tutto volume, e soprattutto che ha la cancellazione dei rumori attraverso delle speciali casse inserite nei poggiatesta. Insomma, un'esperienza audio di quelle esoteriche. E poi c'è la posizione di guida, anche lei degna di sua altezza reale. Infatti si viaggia in alto come su nessun'altra auto. Quando si guida, la seduta è a 90 cm dal suolo, significa 15 cm in più rispetto a una già altissima Mercedes-Benz GLE. Ancora più impressionanti i dati relativi alla modalità off-road, quando la Range si alza ancora di più da terra grazie alle molle adattive ad aria. Ma niente paura, non servono scale,
per salire a bordo. La modalità accesso abbassa automaticamente l'auto per agevolare la salita e la discesa dei passeggeri. Se invece cercate una seduta bassa, sportiva, beh, avete sbagliato semplicemente auto. Una classe S a ruote alte che non disdegna il fango, ma pur sempre una classe S, come ci conferma questa zona posteriore, è veramente da mille una notte. Qui è tutto pensato per regalare un'esperienza di viaggio da business class, anzi da first class, altro che business. Quando sei seduto qua e fai un lungo viaggio non sembra di effettuare un viaggio in automobile, perché è tutto talmente filtrato a livello di sconnessioni della strada, di rumore, e poi sei talmente coccolato dalla tecnologia e da tanti ammenicoli che ti sembra di fluttuare sulla mia amatissima nuvola Speedy. Iniziamo a vedere dove fa notizia questo abitacolo. Pavimento quasi completamente piatto, ma è chiaramente pensato per due passeggeri qua dietro. Il terzo è molto sacrificato, anche se è previsto, come dimostra l'attacco per la cintura di sicurezza. Non è praticamente calcolato, perché qui c'è un bracciolo centrale che più che un bracciolo è una centrale operativa. Io, per vivere l'esperienza appieno e cercare di trasmettervela, ho chiesto gentilmente all'ingegnere di trasformarsi in uno chauffeur. E quindi incominciamo. Ingegnere Ambrogio, avrei bisogno del mio bracciolo centrale Cape Canaveral, grazie. Naturalmente è tutto motorizzato elettricamente, non vorrete fare questo movimento che è chiaramente molto faticoso. Ed eccoci qua, qua abbiamo intanto un vano segreto, uno scrigno che ci nasconde cosa? Qualcosa di marchiato Range Rover, cosa sarà mai? Beh, uno specchio, perché non vorrete vedere se avete capelli e barba in ordine prima di arrivare alla vostra serata di gala. Ecco, io sono perfetto, per esempio. E poi però c'è anche tanta tecnologia, un vero e proprio tablet da cui si possono comandare tantissimi sistemi dell'auto, dalla climatizzazione, l'inclinazione dei sedili, l'illuminazione, le tendine, che ovviamente anche loro, guardate, sono elettrificate, sapete che sbattiti alla sua mano. Ma non è finita, perché volendo c'è anche un portabibite, lo attivo sempre dal tablet e anche lui si svela ai nostri occhi con un motorino elettrico. Vorrei andare a vedere quanti motorini elettrici ha a bordo questa Range Rover, perché è impressionante. Ed eccolo qui, ovviamente si apre con calma. Non bisogna avere fretta per lasciare agire tutti questi sistemi, ma ovviamente se hai 200.000 euro per un SUV forse poi non hai così tanta fretta, non lo so. C'è comunque un altro schermo davanti ai passeggeri posteriori che permette intanto di spararsi Netflix e film attraverso ben due prese HDMI, c'è comunque anche una connessione Wi-Fi e cuffie di bordo, marchiate Land Rover ovviamente. Io mi guarderei, non so, la quinta stagione di Stranger Things mentre l'Inge mi porta a fare off-road cattivissimo, non so, in Botswana. Comunque, sogni a parte, possiamo guardare anche il navigatore e regolare tutti i sistemi di bordo direttamente da qui. Anche qua ho i sedili riscaldati e anche i braccioli riscaldati, perché il gomito freddo anche no, grazie. Comandi del clima dedicati a chi sta dietro, anche qui ritroviamo le due ghiere. Le bocchette di ventilazione nel tunnel centrale sono affiancate da altre bocchette di ventilazione supplementari qui, che troviamo in questa zona alta, dove c'è anche il gancio per riporre il vostro impermeabilino di Fei. C'è qui sì la presa a 230 volt, ma se io voglio schiacciare un pisolino quando mi faccio, non so, il mio Milano-Nizza in auto, posso? Certo che posso, ho pagato. E quindi, ingegnere Ambrogio, per favore, mandiamo nella modalità di guida Nanna. Tutto è motorizzato, mi va avanti il sedile anteriore, tanto se ho l'autista, lì non c'è seduto nessuno, e guardate la magia, c'è un poggiapiedi, posso addirittura distendere le mie gambe e questo sedile si trasforma quasi, praticamente in un semiletto. E quindi, buonanotte. Qui nulla è lasciato al caso, pensate, c'è addirittura una luce di cortesia pensata per chi deve leggere un libro e una diversa luce per chi invece deve lavorare al proprio laptop. Tutto quello che è motorizzato è eccezionale, mi viene da dire, potevano curare bene anche le poche cose non motorizzate, visto che questo bauletto ha lo stesso difetto di quello davanti. Quando lo andiamo a chiudere non produce proprio una bellissima sonorità, è un po' troppo plastico, diciamo.
accessibilità molto buona, visto che è un'auto a ruote molto alte. Attenzione, lo sportello non si apre proprio a 90 gradi, però l'apertura rimane sufficientemente ampia. Ci sono attacchi Isofix celati da questa palpebra in morbida pelle, quindi molto facili da raggiungere. Insomma, un'auto a prova anche di bambini regali, vero George? Interni sontuosi, ma anche delicati. Attenzione, questo esemplare ha circa 10.000 km, eppure guardate, la pelle qui già ha un po' sofferto la salita e la discesa dei guidatori. Stesso discorso per la sporchevolezza. Quindi se avete una Range panna, mi raccomando, trattatela coi guanti e statele dietro con un bel detailing periodico. Si è sempre vantata di essere un'auto super silenziosa per i passeggeri, ma è ancora così? E i numeri sono così strabilianti? L'abitacolo è insonorizzato in maniera sublime, perché tutto ciò che accade là fuori rimane lì, senza infastidire mai i passeggeri. Si viaggia immersi in un clima ovattato e, alle basse velocità, tutto ciò che accade nel mondo reale, compresa la dolce sonorità del V8, risulta quasi impercettibile. Anche in autostrada a 130 orari, nonostante l'immensa superficie frontale, i valori rimangono incredibilmente sotto la soglia dei 70 decibel. Un risultato eccezionale per un SUV di queste dimensioni. La classe S riesce a fare ancora meglio, certo, ma lei è una bassa e filante berlina, non una sport utility. Ritroviamo uno schema sospensivo nobilissimo, naturalmente, ma anche in questo caso non mancano le novità. Davanti ci sono sempre i quadrilateri, dietro un multilink a 4,5 leve. Le molle sono pneumatiche, quindi ad aria, il top per garantire il massimo comfort ai passeggeri. Sono a controllo elettronico e ricevono informazioni anche da una telecamera frontale, che per esempio, se identifica un grande dosso, immediatamente comunicherà alle molle ad aria di regolarsi per garantire lo smorzamento adeguato e migliore possibile per tutti i passeggeri. Pazzesco. Hanno riprogettato però le sospensioni, soprattutto al posteriore, in modo tale che possano ospitare un differenziale o anche un differenziale integrato all'interno di un motore elettrico, visto che in futuro questa stessa auto sarà anche 100% elettrica. Un'auto totale, quindi pensata anche per fare off-road vero, e infatti troviamo sostanza meccanica, differenziale bloccabile centrale e posteriore. Quello davanti è un classico differenziale aperto, attenzione perché alcune vecchie Range potevano andare a bloccare anche quello là davanti, un po' come fa oggi il KSG, mentre su questa Range evidentemente si va ad agire sulla singola pinza freno per bloccare la ruota che sta slittando là davanti. E poi una capacità di escursione impressionante, pari a 51 cm per ogni singola ruota. Trovatemi un altro SUV che riesce a fare lo stesso in off-road. Ve lo dico io, non c'è. E il baule, apertura elettrica, non vorrete fare fatica se ve la potete permettere, ci mancherebbe altro. E poi il portellone è diviso in due, c'è questo, quindi, predellino, che ovviamente è un vero marchio di fabbrica della Range Rover, ovviamente è portante, quindi ci potete mettere sopra anche carichi molto importanti. A questo punto avete un piano, guardate, completamente piatto, rivestito in moquette, finiture qui di altissimo livello, ganci per esempio cromati per ancorare il carico, e poi abbiamo, guardate, un doppio fondo con ruota di scorta, non il ruotino, e qui ci torna fuori tutta la sostanza della Range, che è un'auto lussuosa, sì, ma anche per fare vero off-road. Se volete fare fuoristrada, non vorrete andarci senza una bella ruota di scorta. E poi questa paratia, anche in questo caso per sistemare il carico, rifinita in maniera eccelsa, dà davvero una mano per non fare andare in giro i carichi dappertutto. Attenzione, un difetto del vano, intanto l'abbiamo misurato con l'ingegnere, considerando le dimensioni monster della Range, beh, non è che sia proprio grandissimo, guardate i numeri in grafica, con questi ingombri ci si poteva aspettare una capacità maggiore. E poi se io ho abbassato il predellino farò molta fatica ad andare a prendere un oggetto che mi è finito là in fondo. Rete ferma carico da entrambi i lati, e poi qui una bella presa a 12 volt, non a 230. Attenzione, luci di cortesia, ce ne sono 4 nel vano, a LED meno male, addirittura 2 qua sul portellone. E poi guardate, un pannellino qua dedicato solo alle funzionalità del baule. Intanto si può decidere di abbassare la soglia, avete sentito le mole ad aria che hanno sfiatato, quindi la abbassate quando dovete caricare un oggetto particolarmente pesante, poi potete anche tirarla su, sentite come entra l'aria nelle molle. E poi possiamo abbattere gli schienali left e right direttamente da questi due bottoni,
tutto è motorizzato elettricamente, quindi comunque ci vuole il suo tempo, non è così immediato come un sistema meccanico, però anche qui siete andati a caccia, dovete riporre i vostri fucili nella fuciliera, non fate la minima fatica. E anche la cappelliera è motorizzata elettricamente, insomma siamo davvero al top, una limousine da off-road. Nella prova empirica con le valigie cinesi, l'ingegnere riesce a caricare 4 valigie, 2 borsoni e uno zaino. Niente male in termini assoluti, visto che tutti i passeggeri di fatto più o meno potranno portarsi dietro il proprio bagaglio. Ma se consideriamo gli ingombri di questo gigante su ruote, allora era lecito aspettarsi, sì, qualcosa di più. Capitolo tecnologia, qui c'è una bella rivoluzione, intanto strumentazione interamente digitale come in passato, ma migliora tantissimo la risoluzione e anche l'animazione delle grafiche. Il display è molto grande, 13.7 pollici, super luminoso, mi piace, le informazioni sono chiare, ben distribuite, con quella punta di classy, direbbero gli inglesi, che non guasta su un'auto come questa. Attenzione però, le logiche di navigazione all'interno dei menu rimangono intricate, ve lo dico sempre sulle auto del gruppo Jaguar Land Rover, la Range non fa eccezione, sono un po' cervellotiche, insomma ci vuole un bel po' di apprendimento per muoversi con rapidità all'interno di tutti questi menu, che comunque sono completissimi, offrono tantissime informazioni, si può avere anche la mappa a tutto schermo, ci mancherebbe altro, 180k di macchina. Tutto nuovo però anche il sistema multimediale PV Pro con display ricurvo che fa un figurone da 13.1 pollici. Rispetto al passato finalmente abbiamo una risposta al tocco degna di un'auto di alto lignaggio, menu che scorrono bene, animazioni ben fatte, grafiche anche in questo caso devo dire sempre eleganti. Non siamo ancora però pienamente ai livelli delle migliori concorrenti da questo punto di vista. Per intenderci, un Mercedes-Benz MBUX o un Audi MMI secondo me rimangono ancora oggi a un altro livello, soprattutto per la facilità di utilizzo, l'immediatezza delle funzioni e l'intuitività. In ogni caso è completissimo di informazioni e vi potete divertire a trovarne di ogni. Visto che siamo su una classe S a ruote alte, che però vuole fare fuori strada, qui abbiamo il rilevamento guadi e tante funzioni simili a quelle del Defender, quindi possiamo sapere il grado di inclinazione, come stanno lavorando i differenziali o l'escursione delle singole ruote. Lei l'off-road lo vuole fare davvero, mica per finta, e ce lo fa capire anche da qui. Sistemi di assistenza alla guida completi, abbiamo naturalmente una guida assistita di livello 2 piena che funziona piuttosto bene. Anche in questo caso però devo dire che ci sono altre applicazioni sulla concorrenza che funzionano in maniera ancora più naturale e sofisticata, in particolare Mercedes e BMW. La parte della tecnica la apro così, con questo canto inconfondibile, il ruggito di un 8 cilindri, che ok, non sarà quello di un vecchio aspirato, visto che qui abbiamo una doppia sovralimentazione, però è un gran bel sentire e soprattutto è un gran bel andare. Teniamocelo stretto, il V8, che però anche in questo caso è tutto nuovo, visto che è di origine BMW, come ci suggerisce la cilindrata di 4.4 litri. Non abbiamo quindi più il vecchio V8 5000 Supercharge a cui ero tanto affezionato, che veniva dall'ecosistema Ford e che infatti ritrovavamo anche sulle Mustang del passato e che aveva una sonorità sicuramente più incisiva. Questo però migliora da tutti gli altri punti di vista, canta un po' meno, però è molto più pronto e molto più prestante, come dimostrano le nostre prove strumentali. Sono pronto, metto nella modalità di guida più sportiva, start and stop, no grazie, giù tutto, prego. Vi dico solo che spinge talmente tanto che la Range in accelerazione impenna, che Dominic Toretto muto. In generale la Range con il V8 è velocissima. In poco più di 5 secondi si toccano i 100 orari con partenza da fermi. Fantascienza per un bestione da oltre 2 tonnellate e mezzo. Il valore, però, è in media mezzo secondo più alto del dichiarato e questo va segnalato. È vero che la prova è stata fatta su asfalto bagnato, ma la classe C, a differenza di questa inglese, a parità di condizioni e senza la trazione integrale, è riuscita a strappare comunque il tempo promesso dal dato ufficiale, come vedete in grafica. Non abbiamo mai provato nei pro e contro una concorrente diretta della Range Rover. In grafica abbiamo comunque voluto mettervi delle altre auto, che anche se non sono concorrenti dirette, hanno comunque motori molto potenti e un livello di lusso sfrenato.
Modelli di auto che ci permettono comunque di fare dei confronti e di trarre delle conclusioni importanti. Degno di nota il valore della classe S, che con 100 cavalli in meno riesce a ottenere un valore solo di poco superiore a quello della Range, con la differenza sostanziale però che con la Range, volendo, puoi anche andare a fare fuoristrada, per raggiungere, che ne so, il tuo allevamento di puro sangue nel countryside britannico. Prestazioni impressionanti per un gigante come questa Range, un mastodonte che combatte contro la sua mole a iniezioni di potenza e coppia. Qui abbiamo 530 cavalli di potenza e 750 newton metro, roba da elettrico, ma noi l'elettrico lo mettiamo da parte per ora. Il V8 tira fuori una forza sovrumana quando si tratta di riprendere velocità. In 3 secondi e 3 si passa da 80 a 120 km/h, un dato impressionante per un bestione come questo, superiore, pensate, di soli 3 decimi a quello di una Furia come l'RS6. Per trovare tempi ancora più mostruosi bisogna scomodare modelli totalmente elettrici, ma in quel caso dovete dire addio alle sonorità melodiosi dell'8 cilindri e io sinceramente voglio tenermele strette il più possibile finché si può. Un'auto totale, pensata per andare in fuoristrada, a teatro, alla Scala, ma anche per avere grandi prestazioni. È in frenata come se la cava, visto che il peso è elevatissimo. Scopriamolo! Il beccheggio c'è stato, anche piuttosto evidente, e i numeri cosa dicono? È vero che il test è avvenuto in condizioni sfavorevoli, con pista bagnata, e che la Range Rover monta pneumatici di primo equipaggiamento Pirelli Scorpion, che sono delle All Season e delle M+S per avere un po' di motricità anche in off-road leggero. Pneumatici generalmente sfavoriti in questo tipo di prova. Ma nonostante le premesse, la Range è andata comunque un po' lunga in frenata. La classe C, provata nelle stesse condizioni limite e con gomme invernali, si è fermata in media 3 metri prima, come vedete in grafica. Sicuramente il motivo è da addebitare alla massa veramente importante della Range. L'impianto, infatti, non ha dato segni di cedimento. I risultati si sono mantenuti costanti attorno ai 47 metri abbondanti in tutti i tentativi. Un salotto dell'alta società a ruote alte. L'ha definito così l'ingegnere questa mattina, un salotto, ed effettivamente la prima impressione che si ha al volante di questa Range è che tutto il mondo là fuori sia spigoloso, duro, una realtà in cui bisogna sgomitare per sopravvivere, un mondo che si lascia là fuori, perché qua dentro invece è tutto il contrario, è tutto morbido, è tutto ovattato, non ci sono rumori molesti, la vita diventa incredibilmente semplice e anche più piacevole da vivere, i problemi restano fuori dalla nostra portiera. È morbidissima, filtra in maniera eccezionale le sconnessioni della strada e va anche molto forte, come abbiamo visto, sul dritto. Attenzione però a non farvi sedurre da questi numeri, che sono degni di una sportiva, perché comunque l'auto totale, alla fine qualche compromesso lo deve accettare. Lei fa off-road, lei è comodissima, quando iniziano le curve abbiamo delle molle ad aria che ovviamente ci danno grandissimo comfort, però il rollio rimane molto evidente. Come vedete anche in queste immagini, il coricamento e i movimenti di cassa sono molto avvertibili, il baricentro è alto, il peso è elevatissimo nonostante l'uso di materiali nobili in grande quantità come l'alluminio, quindi di sicuro non è un SUV sportivo nonostante la potenza, almeno a livello dinamico. Lo sterzo è più uno sterzo da off-road, quasi mi viene da dire da fuoristrada, che da SUV sportivo, quindi è molto demoltiplicato, questo aiuterà nella guida sporca, nella guida in fuoristrada, però ovviamente qui è piuttosto lento, anche se il carico è perfetto e la progressività non è male. Attenzione poi alla corona dello sterzo, che è veramente grande, va bene, fa parte della tradizione Range avere un comando dal diametro abbondante, però oggi forse avrei preferito trovare un comando un po' più normale, ecco, nel dimensionamento, sembra un po' il timone di uno yacht d'altura. Cambio con convertitore, ormai una garanzia al nostro ZF 8 marce, anche qui tarato però più per il comfort che per l'incisività e l'aggressività, ed è giusto così sulla Range. I cambi di marcia sono impercettibili nella guida di tutti i giorni, quindi anche qui massimo comfort. Quando siamo nella guida sportiva c'è la botta,
La marcia entra comunque lesta, ma non con quella cattiveria che troviamo, che ne so, su una Maserati Levante, per esempio. Per comprendere fino in fondo quest'auto, in ogni caso bisogna pensare a come la utilizzerebbe un nobile inglese. Quindi per andare comodamente a un appuntamento di lavoro nella City e poi dritto a una battuta di caccia nello Yorkshire. Uno scenario di utilizzo difficile forse da immaginare per noi italiani, ma molto più concreto di quanto immaginate per un facoltoso cliente britannico o, perché no, statunitense. Tanti la Range la utilizzano veramente così, in off-road, sporcandola e impegnandola a dovere. Del resto, a differenza di quasi tutti i SUV, lei ha davvero un pedigree meccanico di primo livello per il fuoristrada. Terrain response con 6 modalità, capacità di guado a 90 cm, ridotte, differenziale e bloccabile posteriore. In più, l'altezza e gli angoli d'attacco di uscita d'osso sono più estremi rispetto a quelli di molte macchine da off-road pesante, se si parla di modelli di serie. Ma siamo alla nostra prova parcheggio e quindi proviamo la manovra. Sarà impossibile da parcheggiare un bestione come questa Range? Immagino. E invece, il miracolo. Sei in giro con un bestione, ma grazie alle ruote posteriori che sterzano fino a 7.3 gradi in controfase in manovra, tanto, lo si vede a occhio nudo, anche una macchina così grande diventa semplice da parcheggiare e gira quasi in un fazzoletto. Vi giuro che qui in pista ci sono auto più piccole che richiedevano più manovre per girarsi. Con lei ne basta una ed è incredibile. Telecamere eccezionali, grande risoluzione, visione a 360, nessun appunto da fare, la visibilità non è buona, i poggiatesta dietro sono più grandi dei guanciali che avete a casa vostra nel vostro letto, quindi non si vede molto. Facciamo affidamento su questi sistemi che anche in questo caso hanno un sapore di Range. La retrocamera è bagnata e sporca perché avete fatto off-road, nessun problema, pigiate qui su questo tastino e un getto d'acqua la pulisce in maniera repentina. Attenzione poi, perché se non vi dovesse bastare la visione a 360 c'è pure quella tridimensionale. Insomma, cosa volete di più? Per tutto il resto, vabbè, se non proprio non riuscite a parcheggiarlo, c'è sempre la Smart. Capitolo consumi. E qui sono dolori, visto che peso, aerodinamica e motore oggi non ci aiutano. Abbiamo fatto l'elogio del V8, ma quanto si consuma poi nella vita reale? Ok, chi si compra un'auto da 180k forse non avrà il problema del pianello, ma noi interessa comunque andare a vedere in maniera strumentale di cosa è capace tutta questa tecnologia. E quindi abbiamo spedito il nostro ingegnere nel ciclo di rilevazione in condizioni reali, il cappio di automoto.it monitorato dalla tecnologia Geotab. Quando al neo re Carlo III d'Inghilterra toccherà andare al distributore, beh, sarà costretto a inserire una banconota da 20 euro per fare 100 km, almeno se si troverà in vacanza sul continente. In media, infatti, utilizzandolo con i guanti, questo mezzo non riesce a fare più di 8.5 km con un litro, un risultato già di per sé molto impegnativo, che può peggiorare vertiginosamente spremendo l'8 cilindri al limite, come abbiamo fatto noi in pista. Se siete grandi chilometristi, in ogni caso non temete, perché la gamma motorizzazioni è molto ampia e offre anche motori molto più proletari, si fa per dire, come l'ottimo 6 cilindri linea diesel mild da 250 cavalli. E per chi volesse già un assaggio di elettrico, ci sono pure i potenti benzina ibridi plug-in. Capitolo prezzi, siamo nell'iperuranio degli sport utility, del resto lei è la regina dei SUV ed è, o meglio, era l'auto della regina, ma c'è modo di spendere un pochino meno? C'è speranza. Con motore V8 parte da 185.000 euro, una cifra da vera supercar, anche se, volendo, state tranquilli, si può spendere molto di più. Una versione a passo lungo si può spingere tranquillamente oltre i 240.000 euro di partenza. In rete si trovano esemplari in vendita nel nostro paese, quasi tutti offerti ben oltre i 200.000 euro, nonostante siano equipaggiati con più umane motorizzazioni diesel, un segno inequivocabile della possibilità pressoché infinita di personalizzazione, grazie a una lista optional ricchissima e sconfinata, capace di far lievitare i prezzi a dismisura, se considerate che una Range base diesel da 250 cavalli parte teoricamente da soli 137.000 euro. Costi di mantenimento proibitivi, naturalmente, se si parla del V8, che va incontro a un superbollo per un totale di quasi 5.000 euro di tasse all'anno. Se vi dovessi chiedere, prendereste una BMW X7, una Mercedes GLS o lei, la risposta potrebbe essere scontata. Ma se vi chiedessi, la nuova Range o una Rolls-Royce Cullinan?
beh, le cose potrebbero diventare più complicate. Allora sbizzarritevi nei commenti qui sotto. Io adesso vi lascio ai pro, soprattutto ai contro e a tutti i voti del nostro pagellone. Una regina può prendere delle insufficienze? Spoiler, sì.